Buongiorno, rassegna stampa di oggi giovedì 6 ottobre, vediamo quali sono le notizie principali. Quella fondamentale è il ricorso fatto al TAR da parte del Movimento 5 Stelle e dei Movimenti di sinistra nei confronti del quesito referendario. Il tema è molto semplice, il quesito referendario conterrebbe una semplificazione eccessiva rispetto ai 47 articoli della Costituzione che vengono cambiati. Ve la faccio ancora più semplice, nel quesito si dice volete ridurre i costi della politica? Eh beh, tutti dicono sì, però... Sostengono quelli che hanno fatto il ricorso al TAR, che la cosa è molto più complessa, perché intanto quei riduzioni dei costi della politica non sarebbero così alti, e poi dovrebbe essere fatto riferimento a tutti gli articoli del codice che si cambiano, della, della Costituzione che si cambiano. La questione è abbastanza noiosetta e non ve la sto a raccontare nel dettaglio. Quello che è certo è che oggi eh, mi sembra che un giornale sente un costituzionalista, anzi no, un membro della Corte di Cassazione che ha approvato il quesito. e Ha detto: c'è poco da fare, il titolo della legge è questo. L'abrogazione del titolo della legge è la procedura che noi abbiamo adottato anche in altre eh, vicende. La cosa più divertente sul referendum è un'altra oggi, e cioè che Benigni eh, dice che bisogna votare sì e che se non si vota sì è peggio della Brexit. Improvvisamente eh, Gramellini dice: Ma perché diamo tutto questo peso ai comici? È stupendo l'idea che eh, quando non ci fanno comodo i comici gli diamo tanto peso. Detto questo, io ho sempre pensato che non si debba dare peso ai comici né quando dicevano che era la Costituzione più bella del mondo, non me la faccio spiegare da Benigni la Costituzione più bella del mondo, né quando dicono che diventa un Brexit votare no alla riforma costituzionale di Renzi. E a prenderlo più per i fondelli oggi è un fondo di travaglio che dice di tutto su Benigni e sul fatto che lui eh, ha deciso di votare sì. Devo dire che su Benigni è avvenuta una cosa incredibile: cioè il fatto che il suo cambiamento è stato pagato, eh, pagato, pagato, pagato da una rettifica che lui ha fatto a una serie di trasmissioni sulla Costituzione più bella del mondo, pagata dalla RAI. Ehm, devo dire che però il, il tema della Costituzione e della parte delle questioni giudiziarie sul TAR contro TAR, insomma, che lasciamo perdere, la parte della Costituzione più. Divertente, è quella del Financial Times, che fino a pochi giorni fa ci spiegava che se non passava la riforma costituzionale voluta da Renzi, in Italia sarebbe successo un casino. In realtà ieri invece il Financial Times ha scritto che non sarebbe successo un casino, non succede niente se non passa la riforma di Renzi e in tarda serata è venuta una nota ehm, del Financial Times che dice che non è vero, insomma che ci sarebbe qualche problema se non passasse la riforma costituzionale. Lo stesso Financial Times, e questo lo scrive Alessandro Sallusti, essendo in parte proprietà della famiglia Elcan, dice Sallusti, io su questo complottismo non sono così convinto, penso ancora che i giornalisti abbiano, ma non lo so, spero che abbiano un filo, di autonomia in più su queste scelte strategiche. Ma comunque, dice Sallusti, che strano questo balletto del Financial Times, com così come quello di Berigni. Devo dire che quello del Financial Times è davvero un balletto indecoroso, per quello che noi consideriamo sempre il grande autorevole giornale. Prendiamo per quello che è un giornale che fa parte di una lobby, una lobby che è quella della finanza inglese, legittima, che ha le sue tesi, e che quando noi le leggiamo a Roma, Milano, Brescia, ad Andria, pensiamo che siano i grandi tesi del Financial Times. No, possono anche essere simili a quelle della eh, del mezzogiorno. In questo caso, forse la gazzetta del mezzogiorno ha una posizione un po' più univoca, così come non so, la gazzetta di Parma. Che io leggo con attenzione, anche perché ieri, ieri mi ha dedicato una bella pagina per la disuguaglianza fa bene. Uno dei pochi giornali locali che ha scritto della disuguaglianza fa bene, che è il mio libro, di cui continuerò a parlare. Non vi pensate che vi sia dimenticato del mio libro. Quindi il pezzo oggi più interessante è quello forse di Antonio Polito, che è sempre molto lucido: il suo fondo sul Corriere della Sera dice: Ma insomma. Eh, questa la eh, questione del referendum in realtà è un po' paradossale perché si dice che se non dovesse passare il referendum in Italia ci sarebbe instabilità quello che mi sembra, dice Antonio Pulito è che ora in attesa del referendum c'è la totale instabilità cioè i governi servono per governare negli ultimi mesi grazie a questo referendum non è passata più una legge alla Camera né una legge al Senato cioè, non si sta governando l'Italia perché l'unica cosa di cui ci si occupa in Italia è il referendum il governo sta pensando soltanto a questo allora io penso davvero che il pezzo di Polito oggi sia illuminante tra l'altro nelle ultime tre righe del fondo che parte a pagina 1 e conclude a pagina 31 Polito dice questo è l'unico governo che è riuscito a farsi approvare o a cambiare la stessa legge elettorale due volte senza averla mai utilizzata beh devo dire che è veramente aria a pieni polmoni quando leggi oggi Polito che in maniera elegante, non pregiudizievole, dice che questo governo un po' ci fa ridere su questo, eh, cioè cerchiamo di non eh, esacerbare gli animi, però insomma cerchiamo anche di dire che questa legge elettorale, fatta dal governo, posta la fiducia, salvifica e poi adesso ritorna, visto che c'è il referendum in corso eh, ancora sul banco degli imputati ed il governo è disponibile a cambiarla prima ancora di averla utilizzata. Beh, insomma, se questa non vi sembra una cosa mh, incredibile, mh, boh beati voi. Niente è incredibile come Sandro Bondi. Oggi se ne accorge Italia. Oggi, giornale che leggo sempre con attenzione, perché Pierluigi Magnaschi ci regala sempre qualche chicca. Beh, Sandro Bondi ieri, in una lettera al foglio che mi era sfuggita, dice. Che ehm, sul, sul referendum il cavaliere non crede a nulla. Silvio Berlusconi dice: Bondi non crede a nulla, tutto risponde ai tuoi interessi contingenti. Dice Italia oggi a Bondi: Ma per vent'anni hai fatto il cameriere del, di, di, di Berlusconi. Se Berlusconi non credesse in nulla e non rispondesse se non ai suoi interessi, non te ne potevi accorgere un po' prima dei vent'anni, prima di averti fatto a te, alla tua fidanzata parlamentare di Forza Italia, prima che tu. Sono andato a vivere a Arcoli vicino a casa sua. E a me, questi che sono stati prima i servi sciocchi e poi dopo eh, sparano a zero sulla persona che hanno servito per vent'anni, a me fanno un po' ridere. Zitti! Zitti, avete vi siete resi che Berlusconi non vi piace più? Io posso anche capire che dopo vent'anni si possa assistere a un grande divorzio. Ma zitti, dateni via, scomparite, dimettetevi dal Parlamento e andate a fare la vostra vita eh, come sempre. Io trovo eh, bello, bravo, eh, Italia oggi che lo ricorda. Eh, altra cosa incredibile è la storia di Zingaretti. Zingaretti, presidente della Regione eh, Lazio, oggi scopriamo dai giornali che è stato indagato per mafia capitale e che la procura ha chiesto l'archiviazione di Zingaretti. Tutto bene dunque? No, non è tutto bene, perché Zingaretti è sicuramente, eh, non, eh, gli è stata richiesta l'archiviazione, quindi fuori dall'inchiesta, ma vi sembra che l'unico imputato che non è finito sui giornali è il presidente della regione Lazio? Tutti gli altri, appena erano indagati, sono stati sputtanati da tutti i giornali, tranne uno, Zingaretti, che l'hanno indagato, poi hanno visto il modo di archiviarlo e poi eh, lo archiveranno. Cioè mi chiedo perché il segreto vale soltanto per Zingaretti, presidente della regione Lazio e non è valsa per tanti altri imputati che fino a prova contraria potrebbero essere archiviati o potrebbero esserci, ci sono state già degli delle richieste di archiviazioni sputtanati tutti, tranne... Zingaretti che è stato tenuto in, non eh, in considerazione eh, eccezionale, ma nella considerazione in cui la legge vorrebbe che si tenessero gli indagati eh, se non eh, con eh, poche fughe di notizie. Per, per Zingaretti questo è valso per tutti gli altri. Tutti l'A. Eh, vale anche per voglio dire, se volete, anche per la questione della Raggi. Nella questione della raggi, tutti quanti, indagati, tutti. tutti scusatemi eh. Tutti indagati, e, 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 e tutti e, nelle situazioni peggiori. Invece, eh, per quanto riguarda, ehm, Zingaretti, tutela totale, ultima due cosette. Ehm, Caprotti ehm, cede, insomma la, la dinastia di Caprotti eh, va eh, a finire eh, alla seconda moglie e alla figlia della seconda moglie, ma la cosa più bella secondo me, oltre al fatto che i figli di primo letto eh, hanno una quota della società, perché non si può fare meno in Italia, non si può desiderare dare, però hanno una quota minoritaria, ma la cosa bellissima è che Caprotti è molto molto generoso perché il 50% dei suoi titoli, delle di sue disponibilità cash le dà. Alla sua segretaria e ai nipoti. Eh, ci sarebbe da parlare a lungo eh, di eh, Gran Bretagna in cui la May, come ha sintetizzato bene un giornalista dell'Economist, dice due cose. Dice la MEI che ehm, eh, si sposta un po' a sinistra in economia, quindi lotta alle grandi multinazionali e un po' più a destra sulla società e dunque prima il lavoro agli inglesi e poi agli stranieri, già sentita questa cosa anche nel canton Ticino voglio dire che tutti si spostano un po' a destra qua in società, bisogna stare attenti perché non so se questo è il mondo liberale che ci auspichiamo Io, infine, ultima chicca, l'intervista amministratore delegato dell'Italia dell che non è più italiana, che chiede eh, tutela perché dice una compagnia, non esiste grandi compagnie nazionali che non abbiano una tutela dello Stato. Partendo dal presupposto che è stata privatizzata, che non è più una compagnia nazionale, mi viene da ridere che chiede una tutela di Stato uno che ha comprato e privatizzato una compagnia di Stato che non è più di Stato, no? È una società di mercato. Però lui dice una cosa molto semplice: a Fiumicino ci sono sei società low cost che ci fanno un mazzo così, a Heathrow e Charles de Gaulle, Air France e British Airways non hanno eh, low cost che gli insediano, insidiano il mercato. Non so se questo sia vero, mi diverte molto che il manager. Multinazionale, eccetera, poi, alla fine allo Stato dite, dice, dateci una mano. Forse sul mercato del turismo, eh, la presenza dello Stato deve essere un po' diverso. Ehm, direi che per oggi è tutto. Noi eh, ci eh, vediamo. Mm, vediamo un esempio della pagina La rovina dell'Inghilterra, vabbè. Insomma, sì, ci sono tante altre cose. Comunque, l'Inghilterra è uno dei grandi temi eh, che ci sono oggi sui giornali. E, e noi direi che Isi opera tranquillamente da Charles de Gaulle, eccolo qua, Luca. EasyJet opera tranquillamente a Charles de Gaulle. Anche a me sembrava che, eh, di essere arrivato a Charles de Gaulle con EasyJet, però me lo conferma qualcuno. Adesso eh, la mettiamo sotto, sotto osservazione in fact checking. Vedete che bravi che siete! Perché l'amministratore delegato di, eh, all'Italia dice che non ci sono low cost, anche se EasyJet non so se possa essere definita proprio low cost lo è però eh, diciamo è, non è Ryanair non è Vueling, però comunque come giudichi l'uomo Benigni come vuoi che lo giudichi Vittorio ho detto quello che pensavo vi saluto a tutti quanti eh, vi do appuntamento a domani eh, con la solita zuppa di porro e forse qualche cosa anche oggi pomeriggio se facciamo un trailer, un trailer per il libro ciao